Più flessibilità all'insegna di una maggiore conciliazione tra tempo libero e lavoro, più attenzione alla tutela genitoriale, alla maternità e ai caregiver sono i punti principali del nuovo contratto integrativo firmato a IFOA, l'Istituto per la Formazione degli Operatori Aziendali, con quartier generale a Reggio Emilia, che conta 270 addetti e 13 sedi in tutta Italia. Sono tante novità che riguardano soprattutto l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione che parte tenendo al centro la persona, quindi il lavoratore, ma come persona, con le sue esigenze, con il fatto che ha una famiglia, con il fatto che ha degli hobby, che quindi vuole dedicarsi non solo al lavoro ma anche conciliarlo con tutti gli altri suoi interessi. Allora, organizzare il lavoro in modo che questo sia possibile è una sfida, e io credo che sia la sfida delle aziende che si occupano di servizi come la nostra, ma in realtà di tutte le aziende, anche per attrarre maggiormente le persone verso la realtà lavorativa come la nostra. In particolare, devo dire, con questo contratto ci siamo posti il problema di attrarre giovani e anche e soprattutto di attrarre ragazze che vogliono venire a lavorare in IFOA e che quindi non devono vedere magari il percorso lavorativo come un percorso alternativo ad altre scelte della vita, come ad esempio la maternità. E quindi abbiamo cercato di tutelare in tutti i modi possibili anche questi aspetti. L'accordo, sottoscritto dopo 6 mesi di trattative, è stato approvato dal 98% dei lavoratori a integrazione del contratto nazionale del settore terziario e servizi. Tra le novità, l'estensione dei buoni pasto, l'aumento dello smart working, l'introduzione di un premio di risultato, di una banca ore etica e solidale e di uno sportello di aiuto psicologico. Inoltre, viene garantita una copertura assicurativa a integrazione di congedi e malattie. Il venerdì si potrà lavorare in smart working al mattino e avere il pomeriggio libero, mentre le timbrature saranno rimodulate. Tutto è partito da un ascolto, abbiamo fatto una survey, quindi un'intervista a tutti i 270 dipendenti che ci hanno detto praticamente che cosa loro consideravano prioritario, e poi partendo da quello abbiamo messo sul tavolo della discussione col sindacato, e devo dire che anche proprio dal mutuo riconoscimento del rapporto che in qualche modo si è costituito con i rappresentanti dei lavoratori e col sindacato è nato questo accordo. Presenta un modello all'avanguardia, perché tutela molto la conciliazione vita lavoro. Noi siamo soddisfatti, riteniamo che sia un accordo positivo e speriamo che questo possa allargarsi sempre di più su più aziende. Il nuovo contratto siglato a IFOA permette inoltre di richiedere l'anticipo del TFR dopo 4 anni di lavoro anziché 8, facendone richiesta anche per motivi familiari o di salute. Con questo accordo l'azienda inoltre aderisce al codice di salvaguardia della maternità previsto dal Ministero delle Pari Opportunità. Diverse le tutele per il personale femminile, che rappresenta oltre l'80% della forza lavoro. I punti principali di questo accordo vanno dalla flessibilità dell'orario, quindi ampie fasce di ingresso e di uscita dei dipendenti, per cui banalmente al mattino si può entrare dalle 8 alle 9.30, quindi un'ampia fascia di ingresso così come la fascia di uscita, in modo che ciascuno si possa commisurare il suo orario di lavoro. Un altro intervento importante è stato fatto rispetto al servizio di consulenza psicologica e di orientamento psicologico che noi vogliamo dare ai nostri dipendenti, a tutti, in particolare a persone che ritornano da un periodo di assenza lungo, come ad esempio la maternità, piuttosto che appunto la malattia o altre tipologie di assenza. Quindi un supporto, un coaching alle persone in questo senso, che diciamo dal post-Covid è una necessità che, insomma, è inutile dirlo, è sentita maggiormente proprio rispetto anche ad una situazione psicologica della persona. Sappiamo che quando il lavoratore è sereno lo è anche sul lavoro. Quindi abbiamo ampliato attraverso permessi familiari la possibilità di congedo di paternità da un lato, e di possibilità della mamma, dei genitori, di poter godere di giornate per inserimento all'asilo dei figli, piuttosto anche che per qualsiasi evento relativi alla vita familiare. E per quanto riguarda la maternità, integrazione da un punto di vista retributivo dei congedi, dei periodi di congedo, e la possibilità per le lavoratrici madri di poter adeguarsi e personalizzare il proprio orario di lavoro nei periodi di pre-parto, quindi prima di entrare, diciamo, nel congedo di maternità obbligatorio, e al rientro al lavoro.